Flavio Cobianchi, Sales Vice President di Bosch per Affari Italiani. Siamo a City Tech e si parla oggi pomeriggio di come cambia l'uso dell'automobile e anche il concetto stesso dell'automobile. Sì, grazie mille. È una domanda a cui tutti vorrebbero dare una risposta. In questo momento vediamo due direzioni che l'automobile prenderà. La prima direzione è quella di aumentare il contenuto di funzionalità che ci sono sulle vetture che continueremo a comprare per uso privato. E l'altra è quello che è stato, diciamo, indicato anni fa già da Waymo, dalla costola di Google che si occupa di guida autonoma, cioè di auto condivise. Quindi l'auto in realtà rimarrà per certi aspetti un mezzo privato che avrà contenuti tecnologici sempre più sicuri e sempre più confortevoli. Dall'altra parte c'è questa crescita che ci aspettiamo esponenziale nei prossimi 10 anni, che riguarda invece una guida, cioè non più una guida, ma un trasporto su vetture condivise in ambiente urbano, dove l'obiettivo non sarà più quello di godere la proprietà della propria vettura e la guida sportiva o adeguata al proprio conducente, ma semplicemente lo spostamento nel minor tempo possibile, al minor costo e nel modo più sicuro. Quindi almeno in area urbana sempre più automobilisti si convincono a non essere più proprietari del veicolo ma utilizzatori. Ma probabilmente questo avverrà, in questo momento non lo vediamo ancora. Dal mio punto di vista, che è un punto di vista anche personale, spero che questo avvenga perché sarebbe anche un modo per salvare l'ambiente. Parcheggi in meno sia di giorno sia di notte significa avere più spazio per chi usa la città a piedi o per altri servizi. La vettura rimarrà comunque un luogo dove ci sarà molta tecnologia, quindi anche se ce ne fossero di meno ci sarà molta più tecnologia con la quale vendere servizi e offrire soluzioni a chi si sposta in più rispetto a quello che oggi può fare, cioè stando semplicemente nel traffico.